illustrate delle metodologie operative per alcuni aspetti e metodi che non sono presi per l'area civile, ossia il risk management e l'invecchiamento e il recupero delle strutture, diciamo l'inserimento di nuovi concetti come della vita delle strutture e il recupero. Sono concetti innovativi che si stanno sviluppando nell'ambito di progetti finanziati dalla comunità europea, in cui il nostro Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, è molto attivo. Ecco, questo seminario serve anche per la formazione continua degli architetti e ingegneri. Le nuove disposizioni legislative hanno, diciamo, imposto ai colleghi professionisti di acquisire dei crediti. Ecco, parecchi di noi hanno sentito, quindi hanno avuto la sensazione che sia un nuovo carico, un nuovo peso che la categoria professionale deve sopportare, no? Sulla base di chissà quali fini. Però in un mondo in rapida evoluzione, per essere competitivi occorre avere una formazione continua. La formazione non è soltanto a senso unico, cioè del docente verso i discenti, ma è a doppio senso. Coloro quindi che fanno questa formazione continua devono anche essere portatori di nuove istanze, perché ci deve essere uno stretto collegamento tra il mondo dell'università o dell'alta formazione, in cui si sviluppano metodologie nuove, con coloro che sono i professionisti, coloro che operano nel mercato delle professioni. Quindi da un lato i propri professionisti devono accrescere la loro formazione per mantenerla coerente con lo sviluppo delle metodologie, con lo sviluppo della tecnologia. E dall'altro l'università e i centri di alta formazione devono recepire le istanze che vengono dal mercato del lavoro, dal mercato delle professioni e dal mercato delle imprese. Ecco, non guardiamo, io sono un ingegnere che sono costretto anch'io a fare i miei crediti nonostante quindi che lavoro all'università e quindi un po' di formazione continua la spisco in modo continuativo, però ecco, la intendo questa formazione continua come un aggiornamento utile delle mie competenze per tenermi aggiornato sia sul mondo della professione che sia sulle tecniche innovative. Ecco, questo è un auspicio che io faccio. E ringrazio gli ordini degli ingegneri e degli architetti della provincia di Pisa di aver collaborato con il Dipartimento di Ingegneria Civile Industriale, in particolare il professor Croce e la professoressa Beconcini, nell'organizzazione di questo seminario, che già ha un titolo a pelotto, mi dice la situazione attuale e le possibilità di recupero. È una infrastruttura del passato che ha un valore storico, ma può essere, come si dice, un benchmark per applicare le nuove metodologie. Noi abbiamo un grande patrimonio storico, monumentale, Toscana in particolare, l'Italia in generale. Ecco, è la nostra, dovrebbe essere la nostra industria primaria, quindi il mondo delle professioni deve guardare alla manutenzione, al recupero di questi monumenti come un core business, quindi un termine in inglese per dire come un elemento importante per la professione, sia degli architetti che degli ingegneri. Allora, vi ringrazio, vi auguro un
buon lavoro e chiedo alla professoressa Carotti, che dovrebbe essere qui, di dare un saluto per quanto riguarda l'ordine cinese della provincia. Stamani al questo seminario per i precedenti impegni di lavoro e quindi porto io saluti e gli auguri di buon lavoro. Sicuramente ringrazio tutti voi che partecipate, relatori, che presentano appunto questi lavori sicuramente di estremo interesse nell'ambito dell'ingegneria civile, perché affrontano uno degli aspetti sicuramente più innovativi che ci sono in questo momento nell'ambito dell'ingegneria civile, quindi quella del recupero delle strutture esistenti. Io concludo in modo che i lavori possano continuare rapidamente in orario, porgendovi tutti gli auguri di buon lavoro che sicuramente il Presidente avrebbe voluto farvi e aggiungendo quelli anche di buona Pasqua, visto che siamo vicini. Poi il direttore ha presentato completamente tutti gli aspetti di questo seminario, quindi altre. Grazie professoressa Carotti. Allora invito la rappresentante dell'ordine degli architetti. L'architetto, ci siamo presentati. Cecilia Pieraccioni. Cosa succede sempre nelle presentazioni, uno perde. No. Buongiorno a tutti. La responsabile della formazione continua, il aggiornamento continuo professionale. E ringrazio il professore per le parole che ha detto, perché questa cosa che ha introdotto, cioè l'aggiornamento come non un dovere da subire come professionisti, ma anche un'opportunità per implementare le nostre competenze, la nostra professionalità in un mondo sempre più competitivo, penso che siano delle parole che mettono aperto il cuore. Partecipare a questi interventi e il successo che questi interventi hanno come eventi formativi, professionali, di aggiornamento, secondo tutte le categorie professionali, non sono più un problema, ma sono veramente un'opportunità grossa da cogliere. Purtroppo a volte invece queste cose vengono troppo subite, sta a noi invece scegliere degli eventi formativi e quello di oggi è uno dei più interessanti. E ringrazio il Parlamento che ci ospita proprio perché da noi architetti c'è stata una partecipazione molto importante, noi abbiamo 140 architetti in lista di attesa e ci auguriamo che questo evento sia rinviato proprio per quelli che avrebbero voluto partecipare e non ce l'hanno fatta. Quindi io veramente sono felicissima di essere qui presente e ritengo che sia un argomento sicuramente di grande interesse. Come hai detto, gli artisti facciamo un po' di carattere strutturale, ma siamo molto felici di sempre lavorare in sinergia con gli ingegneri per cercare le soluzioni ottimali da affidare soprattutto sul mondo del strutturale. Quindi è un evento sicuramente di grande interesse, ringrazio a nome di tutto l'ordine degli architetti, mi auguro che di questi eventi si facciano sempre di più insieme, quindi la sinergia tra architetti e ingegneri per il sistema strutturale. E altro buon lavoro. Grazie per la presentazione. Allora io lascio la presidenza al professor Croce e vi auguro un buon lavoro. Devo dire che se l'interesse c'è e permane, noi non abbiamo nessuna difficoltà a reiterare il corso, magari cercando anche di migliorare la cosa possibile. Diciamo che questa prima chiacchierata riguarda la
l'aspetto generale e appunto quello delle costruzioni esistenti, di come esse vengono trattate attualmente nell'ambito normativo nei diversi paesi. E diciamo, a conclusione di questa rapida carrellata, illustrerò qualche intervento, ma giusto per, diciamo così, per far vedere come poi certi aspetti, certe distinzioni, certe filosofie vengano poi trasferite, possono essere trasferite nella. Allora, innanzitutto, molto rapidamente, quella che è la situazione attuale, come sapete, è di sostanziale coesistenza fra la normativa italiana e gli eurocodici. Gli eurocodici che sono in fase di profonda evoluzione perché diciamo, è prevista e in avanzata fase di preparazione la stesura della nuova generazione di eurocodici che dovrebbe essere pubblicata nel 2020. Nel frattempo, come sapete, anche la normativa nazionale sta progredendo e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato nel novembre scorso la nuova versione della NTC, delle norme tecniche. Allora, per darvi un'idea di quella che è la situazione attuale in termini di, diciamo così, di cogenza o meno delle normative, vi illustro molto brevemente questa figura. Vedete, le nazioni in rosso, tra cui anche l'Italia, sono le nazioni in cui la normativa sostanzialmente ha valore cogente, con diversa accentuazione. In alcuni paesi ha forza di legge, in altri, quale la Germania, ha una forza contrattuale così profonda da poter essere sostanzialmente considerata alla stregua di legge. Poi abbiamo tutti i paesi segnati in verde in cui la normativa ha valore sostanzialmente volontario. Ma anche questa rappresentazione è una rappresentazione abbastanza, diciamo così, poco chiara, abbastanza generica da questo punto di vista, perché nei diversi paesi ci sono situazioni molto diverse. Diciamo, si va fino all'estremo del Belgio in cui praticamente, diciamo, il progettista può fare direi quasi quello che vuole, il collaudo può fare anche il fondimento, poi naturalmente la responsabilità del, diciamo così, se succede qualcosa qualcuno ne dispone. E tanto per concludere questa breve introduzione, vi voglio rappresentare quella che è la situazione in termini di possibile o eventuale penetrazione degli eurocodici. Vedete, in azzurro sono i paesi che appartengono al CE, in rosso sono tutti i paesi che hanno interesse o hanno mostrato interesse ad adottare gli eurocodici. Questo tanto per dire che molti di noi, più giovani, probabilmente avranno l'opportunità di confrontarsi con un sistema normativo evoluto in grado anche di avere un respiro modulare di quanto non siamo abituati a oggi. Vi faccio una breve carrellata riguardo quelli che sono i principi delle opere culturali, perché molti di questi aspetti poi li ritroviamo nelle costruzioni esistenti. Li scorro semplicemente, non mi dilungo per perdere troppo tempo, ma sostanzialmente vedete, aspetti importanti sono la durabilità, sono la robustezza. Ecco, la robustezza è un aspetto che spesso interviene in quello che è il giudizio che l'ingegnere o l'architetto dà di una struttura esistente, cioè nel valutare la struttura esistente, a mio avviso, non è secondario il riferimento alla robustezza, perché la robustezza è la capacità della struttura
struttura di far fronte a eventi imprevisti o anche a carichi non previsti in maniera tale da non subire danni sproporzionati rispetto alla causa che li ha provocati. Qui vedete, questa è la, l'immagine famosa, che è quella che ha dato poi il via agli studi sulla robustezza, il grattacielo di Roland Point a Londra, che a seguito dell'esplosione di una bombola di gas in un appartamento subì dei danni estremamente rilevanti. Qui vedete altre situazioni. Questo, anche questo è un evento importante, che è il collasso di una parte del terminal dell'aeroporto Charles de Gaulle. Bene, qui abbiamo un grafico che dice quelle che sono, che individua quelle che sono le cause principali di collasso che si possono avere nella struttura. Molte di queste poi fra loro interagiscono, vedete, 30% era la progettazione, 23% era la costruzione o errori di costruzione, 23% difetti di materiali, errato. Cosa significa errato utilizzo? Significa impiego della struttura in maniera difforme da quella per cui è stato progettato. Cioè, chiaramente, se utilizzo un edificio di civile abitazione come archivio, devo aspettarmi che qualche problema. Ecco, qui vedete, è rappresentata una delle possibili soluzioni da adottare in termini di robustezza. Vedete, la robustezza è un po' come l'arma fenice, tutti parliamo di robustezza, ma in realtà poi come si possa progettare robustezza non è una cosa banale. Questo è una delle possibili soluzioni che è semplicemente impiegata in Inghilterra, perché significa che tutto il certo numero di piani, che consiste nell'inserire all'interno delle trave, all'interno degli orizzontamenti delle catene dei tiranti, in grado di fronteggiare l'eventuale collasso del pilastro. Ecco, questo è un aspetto che riprenderò poi nella chiacchierata di oggi pomeriggio. Vedete, quando noi andiamo a definire quelle che sono le prescrizioni normative, in mente abbiamo questo grafico sostanzialmente. Questo qui è un grafico che rappresenta l'ordinata affidabilità, che complementa a uno della probabilità di collasso, e in ascissa il tempo. Ecco, è importante osservare che quando si parla di vita di una costruzione, di vita nominale di una costruzione, si fa riferimento ad una vita che è assolutamente convenzionale, non ha nulla a che vedere con la vita biologica. E questa vita, che in genere si prende pari a 50 anni, è il periodo di tempo nel quale la struttura può comportarsi in modo tale, correttamente, cioè in modo tale da garantire il soddisfacimento di un livello di affidabilità minimo, fermo restando il fatto che con interventi di manutenzione più o meno spinta, vedete, ci possono essere questa strategia rossa che è tanti interventi ripetuti nel tempo, oppure la strategia indicata qui in nero, che sono interventi più inadatti nel tempo, ma più profondi, più costosi. Attraverso questi interventi sostanzialmente si riesce a ripristinare quello che è il livello di affidabilità che la struttura aveva, diciamo, se si contiene delle affidabilità paragonabili a quello di partenza. Sostanzialmente è come se la struttura nascesse di nuovo. Questo che spiega perché le strutture poi vivono 100 anni, 200 anni, 300 anni, altrimenti vorrebbe dire che la struttura è come la mozzarella, dopo 20 giorni scale e magari per un altro giorno va avanti, non si può più utilizzare, con tutte le problematiche anche di carattere legale in questo comportamento. Vedete, nel far questo noi facciamo riferimento a una probabilità di collasso su 50 anni di 1 su 13.000, che corrisponde ad un coefficiente Bethe, che sostanzialmente è
il numero di scatti da considerare sulla, in una funzione normale di probabilità, in una distribuzione normale di probabilità per ottenere questa probabilità di collasso, che riteniamo affidabile, che riteniamo accettabile nei confronti di altri rischi che fronteggiamo normalmente. Cosa significa una probabilità su 14.000? Significa che sostanzialmente noi ci accontentiamo di avere la crisi di una struttura ogni 14.000 nell'arco di 50 anni. Il che significa che ci accontentiamo di avere la crisi di una struttura ogni 700.000 nel corso di un anno. Allora, ecco, tanto per essere chiari, è questo il motivo per cui se si fa riferimento ad un intervallo di tempo breve, la probabilità di collasso che si richiede è più bassa, perché evidentemente la probabilità che la struttura collassi aumenta la probabilità del tempo, quindi occorre che sia sostanzialmente costante nel tempo, no? Cioè, se ogni anno provo a, diciamo, faccio un'estrazione, chiaro che in capo a 50 anni ne ho fatte 50 e quindi la probabilità che la struttura collassi aumenta. Ovviamente però la probabilità di collasso effettiva è molto maggiore. Perché? Perché esistono, ci accorgiamo tutti, uno su 700.000, uno su 13.000, se vi chiedete che sul giornale non si potrebbe leggere quasi nulla. Invece sistematicamente leggiamo le strutture che collassano. E collassano per quelle cause che abbiamo detto, alcune delle quali sono legate ai errori grossolani. Uno dei vantaggi del progettare in robustezza è quello di poter fronteggiare entro certi limiti anche gli errori grossolani. Poi chiaramente se il progettista ci si mette di impegno riesce a fare anche più. Vedete, questo è il diagramma classico che tutti conoscete, che tutti avete visto nel corso dei nostri studi, che riguarda la modalità con cui si valuta il coefficiente. Ecco, questo diagramma è un diagramma estremamente fuorviante, perché di notte tutti i gatti sono bigi. Come le unità di scala sui diversi assi sono alterate, questo diagramma non fa capire come i diversi materiali si comportino nei confronti della, diciamo così, in termini di affidabilità. Lo faccio vedere molto rapidamente. Allora, innanzitutto bisogna notare che nelle norme voi trovate i coefficienti col pendice maiuscolo. Allora, quel pendice maiuscolo ha un significato preciso. Significa che quel coefficiente è il prodotto di un coefficiente col pendice minuscolo, che è quello che ci vorrebbe effettivamente se la distribuzione fosse quella prevista idealmente, e da un'incertezza di modello, che è un coefficiente maggiore di 1, che tiene conto del fatto che la nostra costruzione è una costruzione ideale e che i materiali, le azioni e le costruzioni si comportano o si manifestano in maniera, si possono manifestare in maniera diversa da quella che abbiamo. Vedete, per esempio, se voi avete un diagramma di un istogramma dedotto da prove su un certo materiale, lo potete approssimare con una funzione di distribuzione di probabilità, ma chiaramente questa linea continua non è che abbia avuto, non è che si sposi perfettamente con quella che è l'angolo di base opposto. Ecco, vedete, se qual è il significato di beta meno in scala beta? E questo, cioè sostanzialmente è la distanza che occorre mettere fra le medie della sollecitazione e della resistenza per ottenere quella probabilità di collasso. Allora, vedete, se noi abbiamo una struttura progettata perfettamente, cioè tale che la resistenza di progetto e la sollecitazione di progetto
siano uguali, e in caso limite possiamo realizzare, la distanza fra le medie delle due distribuzioni deve essere pari a 3,8 volte lo scarto quadratico medio. Vedete, qui noi abbiamo una sollecitazione che è qui intorno a 0,7 e la resistenza che è intorno a 2,8. Se cambiamo materiale e pigliamo un materiale che ha molto meno dispersione, facendo gli stessi ragionamenti, noi troviamo che la sollecitazione l'abbiamo lasciata inalterata, è sempre a 0,7. La media è diventata 1,7 contro 2,8 che era. Se pigliamo un materiale ancora più disperso, questa distanza diventa enorme. Tanto che questo diagramma, vi dico, è anche un po' truccato, perché in effetti quel 1 su 40.000 qui è molto difficile da ottenere. Un altro aspetto da tenere presente è che tutte le grandezze con cui noi abbiamo a che fare, lo riprenderò oggi pomeriggio parlando dell'azione semplice, sono grandezze estremamente disperse. Cioè non dobbiamo pensare a certe grandezze come grandezze in qualche modo deterministiche o anche distribuite in un regio molto stretto. Vedete, questo qui è il diagramma di correlazione. I risultati di una prova STP e la velocità delle onde di taglio del sottotono. Lo conoscete tutti perché è la tabella che è riportata nella normativa e che serve ad individuare se un sottosuolo è di tipo A, B, C o D. Allora, questa correlazione, vedete, è fatta su un diagramma che è bilogaritmico e occupa una fascia enorme. La correlazione riportata su un diagramma con ordinate normali, vedete, è questa che voi trovate con linea continua, ma la fascia di dispersione è questa, cioè significa che con lo stesso risultato può succedere due suoli di categoria assolutamente diverse. E lo stesso capita per le azioni. Immaginate che noi abbiamo grosse incertezze sul vento, che è un evento che misuriamo regolarmente. Studiamo sul sisma, che è un evento che misuriamo una volta ogni 300 anni, una volta ogni 400 anni. Diciamo con intensità tale da poter essere rilevante a fine della progettazione per la salvaguardia della vita. Per le strutture esistenti, vedete lo schema, questo schema lo rivedrete molto forte. Lo schema che è presente in tutte le normative sostanzialmente è rappresentato molto bene nella ISO 13822. Cioè, vedete, è uno schema che dice come si fa la visita e la diagnosi di una struttura. Cioè una struttura non è altro, non va trattata in maniera assolutamente diversa da come si tratterebbe un caso clinico. Nel senso che la struttura è un paziente da visitare che ha certi sintomi, e questi sintomi li denota, non può parlare da struttura, ma li denota mostrando i quadri fessurativi, mostrando i dissesti, mostrando i danneggiamenti. E allora significa che l'approccio che dobbiamo avere alle strutture esistenti è quello del tipo. Troppo spesso noi commettiamo l'errore di considerare la struttura come qualcosa da, perdonatemi il termine, lo sta, da mangiare. Cioè nel senso che uno va, fa 100.000 prove e poi capisce che problemi. In realtà non è così, perché è un processo continuo di aggiornamento, nel senso che bisogna prima farsi un'idea di quelli che sono i malanni della struttura e poi, se è il caso e se si può, si fanno anche le prove. Vi faccio un esempio: se avete una parete affrescata, su quella parete voi non potete fare nulla, nulla, non potete farlo che guardare. Guardare la fretta, potete tentare di fare una tipografia, ma quello che otterrete è senz'altro
un risultato molto povero dal punto di vista numerico. E lì cosa devi intervenire? Devi dire il giudizio ingegneristico sulla base della documentazione, sulla base di case analoghe, sulla base di codici o di camere anche architettoniche. Noi sappiamo che fino al 1700 praticamente la progettazione era fatta esclusivamente in base a camere architettoniche. Questo non toglie che si possa fare anche in quei casi un progetto simulato, ricorrendo al campo. Se si trova una colonna fatta in un certo periodo, fatta in un certo modo, si sa che misurando una dimensione si ritroverà tutto in un campo. Allora questo, vedete, ci dice come si comporta una struttura esistente. La struttura esistente è sostanzialmente una struttura, un organismo che può aver subito delle modificazioni. Cioè anche la vulgata secondo cui una struttura esistente, no, si conosce meglio perché sta lì, direi che anche dal punto di vista della mia esperienza personale, no, è abbastanza fuorviante, perché generalmente nelle strutture, soprattutto in quelle più antiche, ci sono state tali e tante sovrapposizioni di terreno che molti di questi non sono assolutamente individuati, anche avendo a disposizione la struttura completamente da costruire. Quindi occorre tenere presente che alcune cose le possiamo conoscere, altre cose le possiamo intuire, altre cose le dobbiamo valutare attentamente, dobbiamo sempre avere ben presente quello che è il rischio che si corre nell'approcciare una struttura esistente, cioè quella di trovare delle sovrapposizioni di interventi che non sono denunciati, perché sono interventi che risalgono a addirittura a periodi storici differenti. Immaginate a Pisa quanti centri ci sono di case torri che poi nel 700 e nell'800 sono state sventrate e accorpate. La struttura rimane quella della casa torre, magari si indovina la struttura della casa torre, l'edificio appare completamente differente. Quindi alcune azioni le possiamo conoscere meglio, alcuni aspetti possiamo conoscere meglio perché possiamo misurare. Altri aspetti che dobbiamo immaginare avendo sempre una umiltà di approccio, nel senso che occorre sempre considerare che alcune delle cose che si sono viste in prima battuta possono modificarsi. Ecco, qui vedete, c'è la questione dei livelli di conoscenza e dei fattori di confidenza, tutti la conosciamo. Non a caso i fattori di confidenza sono nella circolare. Non a caso i fattori di confidenza sono tutti uguali. Ma scusate, ma pensate davvero che una trave in acciaio possa essere trattata con lo stesso fattore di confidenza di una muratura in terra cruda? Eppure la circolare dice che 1,35, 1,35, 1,21, sempre. È chiaro che quella è un'indicazione ed è un'indicazione molto rossa, e guai a farsi fuorviare, cioè a prendere quell'indicazione come una specie di indicazione definitiva. Cioè, occorre sempre che l'ingegnere, l'architetto, che il professionista faccia il suo mestiere, e quello di capire, cercare di capire cosa, con cosa ha a che fare. Nell'approccio alle strutture esistenti, quindi, poi storicamente si è sempre cercato di fare in modo che la struttura, diciamo così, che il livello di affidabilità non scendesse, cioè che non diventasse minore di quello delle strutture esistenti. Nel caso di interventi pesanti, è chiaro che per le strutture esistenti noi ci accontentiamo che il livello di affidabilità rimanga quello che la struttura ha allo stato attuale. E per far questo
che il tipo di intervento, detta anche il tipo di approccio che occorre adottare nel trattare la struttura esistente. Vedete, troppo spesso si confonde l'adeguamento di una struttura con l'adeguamento di una struttura. L'adeguamento di una struttura è un adeguamento tout court rispetto a tutte le azioni. Il sisma forse è l'ultimo dei problemi, perché molto spesso le strutture sono inadeguate per piani direttivati. E allora occorre prendere dei provvedimenti. Non si capisce altrimenti, ma con le strutture che non stanno subendo nessuna azione sismica possano collassare, generalmente in fase di intervento. Allora, nella nuova versione della norma, spero che si legga, si conserva la distinzione classica di intervento locale o di riparazione, di intervento di miglioramento e di intervento di adeguamento. L'intervento locale è un intervento che, diciamo così, non tocca, non coinvolge, o perlomeno coinvolge in una parte del comportamento globale. L'intervento di miglioramento è un intervento che modifica il comportamento, cioè attua quando in qualche modo si modifica il comportamento della struttura, e qui si chiede, vedete, un livello minimo di miglioramento, ora 0,1 per le strutture di classe 2 e 0,4 0,4 per le strutture di classe 4, cioè non si può fare un intervento di miglioramento sulla struttura di classe 4 che non attinga ad una resistenza nei confronti dell'azione sismica pari al 40% di quella che avete una struttura, mentre per il sistema di isolamento si deve prevedere la resistenza complessiva. Per quanto riguarda invece l'adeguamento, anche qui occorre sgombrare il campo da un equivoco che spesso che è quello di pensare che, diciamo così, l'imporre un intervento di adeguamento sia in qualche modo vessatorio. L'intervento di adeguamento viene imposto tutte le volte che una struttura viene modificata così profondamente da determinare una struttura diversa da quella precedente. Se io faccio una struttura ma è evidente che non posso invocare in nessun modo il fatto che quella sia una struttura esistente o che abbia lavorato, tra virgolette, correttamente nel corso della sua vita. Quella struttura è una struttura che in quelle condizioni è da considerare una struttura. Vedete, l'unica, rimangono le classificazioni precedenti, l'unica variazione è questa, che riguarda le variazioni di classe o di destinazione d'uso, per le quali è ammesso un adeguamento allo standard. Questo deriva dal fatto che spesso si, diciamo così, l'intervento di adeguamento deborda da quello che è l'ambito strettamente tecnico e entra in altre parti. È chiaro che se in una norma omnibus, come sono le finanziarie italiane, entra l'adeguamento, si dice che viene agevolato l'intervento di adeguamento, è chiaro che c'è un conflitto tra quella che è l'esigenza di sicurezza pubblica, che può anche essere ricevuta, e quello che invece è la definizione tecnica di adeguamento, che è una definizione molto precisa. Ecco, vi scorro rapidamente alcuni esempi. Vedete, è riportato in un diagramma cosa succede in una trave in legno fessurata, a seconda di quello che è il rapporto tra l'altezza della parte fessurata e quella che è l'altezza iniziale, in termini di rigidezza e in termini di resistenza. Ecco, per esempio, questa è una situazione abbastanza tipica.
questa è una trave rotta che si è rotta perché le fibre sono fibre inclinate. Le faccio vedere molto, molto rapidamente. Questa è un'altra situazione estremamente complessa dal punto di vista del dettaglio. Sono nodi realizzati sostanzialmente con chiodi. È chiaro che quel giunto è un elemento critico per tutta la struttura. Spero che si veda abbastanza, ma che siano si vede molto bene, vedete, vado avanti. E qui c'è un possibile intervento di consolidamento, in questo caso le travi sufficienti sono state montate, sono state rinforzate cucendo degli anni, sono stati rimessi a posto. E si è ripristinato in qualche modo anche il collegamento con i muri di motore. Questo è l'intervento, diciamo così, una volta completato. Qui invece alla cucitura delle lesioni perché la sezione della trave in questo caso era sufficiente. Questo è il nodo che si vede male, non c'è niente. E questa è una delle travi più pesantemente consolidate. Qui avevamo a che fare con un edificio che non ha di nessuna valenza storica, quindi poteva fare tutto questo che il puntone consolidato, in particolare dei girati. Ecco, qui vedete, questo vi fa vedere a storico, queste sono delle bellissime travi di castagno, però presentano delle lesioni molto preoccupanti. estremamente pericoloso.
contro la pressione orizzontale, contro la pressione che esce fuori dalla sala. Questa invece è la sostituzione di una trave da qui sotto, questo è il solaio al termine di qui invece si tratta dell'intervento di consolidamento di capriate, sostituzione degli appoggi di capriate che sostengono un sottoscritto ligneo di vigno. La parte più pregiata della chiesa è quel sottoscritto ligneo che è vincolato alle capriate. Qui si vede abbastanza bene, no? La capriata, questa è una delle capriate che stava meglio, tra l'altro, che ha perso l'appoggio, il tirante, si vede, vedete, qui c'è il sistema di sospensione, queste trave molto alte sostengono il controsoffitto. E questo è uno dei dati di gioco, cioè una delle connessioni di che attrazione delle catene di quelle capriate, che era completamente all'interno. Ora, quindi, cosa è stato fatto? Beh, è stata messa in opera delle catene provvisorie, in realtà una catena provvisoria. Si sono consolidate le travi e capriate che stavano messe meglio, lasciando in esercizio la chiesa sottostante. L'intervento è stato effettuato senza nessuna opera di sostegno della copertura. Le capriate consolidate sono state poi utilizzate per agganciare le capriate danneggiate, per sostenere le capriate danneggiate, alle quali sono state sostituite le teste. Questo è l'intervento sul dato di Giove. Questa si vede, peccato che si veda male, uno dei tiranti di sospensione della capriata in fase di esecuzione. Naturalmente qui qualcuno aveva suggerito di inserire quelle protesi fatte con le barre. Le barre da cemento armato oppure con le barre di filo rinforzato, ma chiaramente sono interventi che sono estremamente, secondo me, pericolosi da effettuare, perché se un elemento teso inserire quegli elementi è abbastanza arrischiato, perché occorre anche pensare che quell'intervento deve durare qualche anno per essere in grado di denunciare eventuali. Questo è il rifacimento di una delle capriate danneggiate. Questo è lo stato in cui si presentava la testa della capriata, praticamente il materiale completamente cariato, sia per il rifetto di umidità, sia per l'attacco. Per quanto riguarda invece l'edificio di cemento armato, anche qui si possono graduare gli interventi a seconda del tipo di intervento da effettuare e dell'invasività dello stesso, che dipende dalle esigenze. Vedete, qui questo è un edificio su piloti, l'intervento che aveva dei problemi molto seri alle colonne del piano terra. Sapete tutti che negli anni 80 sostanzialmente gli edifici pluripiano si calcolavano con un sistema a trave continua, quindi sostanzialmente si armava a flessione la trave e i pilastri, diciamo così, in campana erano sostanzialmente calcolati a sforzo normale. Questi pilastri sono 4 ferri e basta, salvo che i pilastri di riva in cui si metteva un po' di armatura a flessione. Quindi è chiaro che la corrosione di ferri di armatura
questo tipo di struttura è estremamente pericoloso. Fate la faccia correre da Milano, vedete, ecco là, tra fasciata con elementi metallici connessi al nucleo di calcestruzzo, chiaramente se non c'è connessione l'intervento è a mio parere assolutamente privo di efficacia. È stata inserita un'armatura di confinamento nei nodi, dopodiché è stato ripristinato l'aspetto del pilastro. Questo è un intervento è borderline, è un intervento di riparazione, ma chiaramente come esteso a tutte le colonne del piano dà anche un sensibile miglioramento non solo la resistenza ma anche la continuità di quelle colonne. Chiaramente il meccanismo di collasso, come il meccanismo di collasso la sua eliminazione avrebbe richiesto interventi molto più pesanti. Questo è un caso di sovrelevazione, è un edificio di 2 anni e poi è diventato di 3. In questo caso è ovvio che è obbligatorio l'adeguamento, non si può pensare di fare un intervento di questo tipo senza adeguare. La struttura che abbiamo ottenuto è una struttura completamente diversa, il comportamento è completamente diverso da quello che la struttura aveva originariamente. E questo, nell'ultimo caso, che presento rapidamente, è per esempio la riparazione di un edificio danneggiato dal sisma del Molino. È un edificio che ha avuto un meccanismo di danneggiamento di tipo shear type, perché ha un piano soffice a livello intermedio, quello che voi vedete qui, c'è una parte seminterrata e poi molto poco seminterrata che occupa i garage, e poi quel piano shear type che serve per accesso. E devo dire che da quello che ho visto questo edificio è stato salvato dal fatto che fosse vincolato a livello di copiato. In genere, ma si dice sempre, vediamo di inserire dei vincoli, no? Giuntiamo, eccetera. Ma non è detto che poi questo sia sempre un bene. In effetti il meccanismo è attivato, ma la passerella di collegamento che aveva con la strada adiacente ha contribuito a stabilizzare il piano. E quello che si è attivato è questo meccanismo, questi danneggiamenti che si sono riscontrati. La cosa più importante è che tutti noi di quel piano erano stabilizzati, le armature si erano stabilizzate, anche perché alcune di esse, come spesso accade, passavano fuori dalle strade. Questo intervento naturalmente quello che si è fatto è stato di inserire delle pareti di taglio e quindi si è adeguato l'edificio, diciamo, con un intervento tutto sommato abbastanza semplice. Qui vedete nel corso della lavorazione si è stabilizzato il piano utilizzando delle travi che poi sono state impiegate come sistema di rinforzo ai piani superiori. Questo è l'edificio completo, finito. Vi ringrazio.